Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi raccontiamo i nostri primi giorni in Messico dopo il viaggio negli Stati Uniti e vi faremo vedere il posto più bello in cui abbiamo campeggiato con il nostro van. La nostra prima tappa in Messico è stata la Bassa California, che è una penisola e il prolungamento della California, una parte del Messico che assolutamente non conoscevamo ed eravamo molto curiosi di scoprirla. Pensate che non sapevamo neanche che cosa fosse la Bassa California, cioè noi pensavamo fosse una parte degli Stati Uniti dove ci fosse San Diego, Los Angeles, invece no, fa parte del Messico ed è un posto che confina a est con il mare di Cortez e a ovest invece con l'Oceano Pacifico. Siamo arrivati alla dogana del Messico il 24 dicembre, infatti eravamo vestiti in modo un po' natalizio. Non sapevamo cosa aspettarci da questa dogana perché dicevano che sarebbe stata una trafila molto lunga. Ultimi chilometri negli Stati Uniti dopo 3 mesi. Oggi è il 24 dicembre, quindi siamo prontissimi a Natale. Andremo a festeggiare a Guadalupe da una famiglia che ci ha invitato, gentilissimi. E cucineremo noi anche. Anche. Pronti alla dogana. Ecco la dogana. Ma scusa, si possono entrare di qua? Adesso andremo a fare i documenti. Non so dove. Ah, là forse. No, di qua, scusa. Oh madonna. Ma che è la ghigliottina qua? Con la dogana del Messico. Eccoci Messico. Allora abbiamo fatto i documenti, la casa rodante, cioè il van, il permesso temporaneo che vale 10 anni perché è un camper, è rimasto in USA e adesso lo andiamo a riprendere. Adesso rientriamo negli Stati Uniti e andiamo a recuperare la nostra casita rotante. E ora entriamo definitivamente in Messico con nostra casita rodante. Il passaggio in Messico è stato veramente molto veloce e tranquillo, non abbiamo fatto file. Quando siamo arrivati lì abbiamo prima parcheggiato il van, poi siamo andati a piedi in Messico, abbiamo compilato tutte le carte, il visto, il permesso di importazione e poi siamo rientrati negli Stati Uniti per prendere il van e finalmente entrare in Messico con il cappellino di Natale. Prima impressione del Messico? Sembra un po' come Bari. Bella. Eravamo appunto sotto Natale e vedevamo molte persone entrare in Messico con regali giganti che passavano a piedi, passavano la frontiera a piedi. Un televisore 42 pollici che passava tra le cancellate del confine. Siamo entrati così in Messico, non sapevamo assolutamente cosa aspettarci perché era la nostra prima volta e ci avevano detto pareri un po' contrastanti, quindi eravamo anche un pochino preoccupati. Per Natale abbiamo avuto la fortuna di essere stati invitati da una famiglia che ha un ranch bellissimo nelle colline della Bassa California, la Valle di Guadalupe. È una valle in cui si ritrovano dei vigneti che sono anche tipici dell'Italia, che sono stati importati nel Messico. Abbiamo conosciuto questa famiglia, siamo stati anche con due nostri amici viaggiatori e siamo stati molto bene, abbiamo conosciuto le prime tradizioni del Messico che in quel punto sono un po' simili a quelle degli Stati Uniti perché siamo comunque in un punto di passaggio. Abbiamo passato un Natale veramente bellissimo, ci siamo sentiti molto accolti da questa famiglia, noi abbiamo preparato gli arancini o arancine che poi gli arancini. Sono ammazzate. La Bassa California è molto molto lunga e noi dovevamo scendere verso sud anche per trovare un clima un po' più gradevole, perché non pensiate che comunque era dicembre e c'erano comunque 18 gradi, 17 gradi. Faceva freschino. Abbiamo trovato anche un
po' di neve. Un pelino di neve al nord della Bassa California. Comunque abbiamo proseguito poi verso sud. Il paesaggio è qualcosa di incredibile. Si attraversa il deserto, che non è il deserto come lo conosciamo noi, quindi con sabbia gialla, è comunque un sistema ricco di cactus ma anche di vegetazione bassa, diciamo tipica della zona, e poi le strade sono sul mare, quindi che spettacolo, ragazzi. Delle prime tappe è stata la Valle dei Giganti. I giganti sono proprio dei cactus che sono alti 4-5 metri, sono veramente incredibili da vedere. Aperitivo, ragazzi. Ci siamo fermati lì a dormire. Piccolo aneddoto. Abbiamo avuto anche un imprevisto, che abbiamo deciso di rimanere a dormire in questo posto, ma di nasconderci dietro un bagno, solo che lì il terreno era molto morbido e così il van è andato giù a insabbiarsi. Siamo rimasti bloccati. Ieri sera siamo rimasti bloccati qua. Abbiamo scavato tutta la notte e finalmente ci hanno aiutato dei signori. Sono stato lì fino alle 9, alle 10 di sera a scavare a mani nude, veramente. Io che gli dicevo: Carlo, aspettiamo domani che di sicuro passerà qualcuno, lui decoccio. Alla fine l'ho convinto a smettere. Il giorno dopo io in 5 minuti ho trovato due signori molto gentili americani con una jeep, li ho portati e ci hanno tirato fuori in 10 minuti e ce la siamo cavata bene. Siamo arrivati così a Guerrero Negro, un villaggio bellissimo al confine tra la Bassa California Sud e la Bassa California Nord, un limite anche climatico perché da lì le temperature cominciano ad alzarsi. La prima cosa che abbiamo visto sono state le saline, le seconde più grandi del Messico e anche del mondo, dopo quelle dello Yucatan. Distese di sale enormi e anche delle lagune di colore rosa, la prima volta che le vedevamo. Così è arrivato l'ultimo giorno dell'anno e noi stavamo vagando alle 9 di sera sotto la pioggia perché non sapevamo che cosa fare. Volevamo fare qualcosa ma non sapevamo cosa fare perché non c'era praticamente nulla. Abbiamo così incontrato un signore che avevamo conosciuto in una taccheria il giorno prima. Questo signore in modo molto affettuoso ci ha detto: dai ragazzi, venite a casa nostra, è una casa umile, non abbiamo tantissimo però siete benvenuti. Ed è così che abbiamo iniziato a vedere con i nostri occhi la generosità dei messicani e abbiamo festeggiato insieme, ci siamo divertiti tantissimo perché sono persone veramente molto solari. Ragazzi, feliz año, siamo qui con questa famiglia messicana che ci ha ospitato. Si festeggia insieme. Che bella, Rio! Le cose rimangono identiche, quindi come la semplice.
ascolta il mio ascolto. E anche se suona la musica suona. Ed è così che è centrata nel cuore la generosità dei messicani che ci porteremo per tutta la vita. Sono stati fantastici, abbiamo ballato anche delle canzoni italiane, che poi ci hanno chiesto i titoli perché gli sono piaciute tantissimo. Ancora oggi ci sentiamo. Sì, ci sentiamo spesso, sono delle persone fantastiche, anche i loro figli educatissimi. I nipoti adolescenti hanno imparato a suonare da soli, siamo rimasti veramente colpiti dalla loro educazione. Si aspetta il nuovo anno. Muy bonito, no? Noi ci siamo quasi commossi perché questa famiglia è molto umile e ci ha invitato anche a casa loro, ci ha detto se volete siete benvenuti, quando volete. Siamo rimasti veramente molto colpiti da loro. E sono loro che ci hanno regalato i nostri portafortuna, ah, che teniamo davanti, che adesso vi vado a prendere, vi faccio vedere. Eccoli, ci hanno regalato due ranocchi che noi ci portiamo finora davanti. Finora ci hanno portato veramente tanta fortuna. Noi in cambio gli abbiamo regalato delle tazzine che ci aveva regalato la signora Hollywood, perché ce ne aveva regalate veramente tantissime. E dopo averli salutati con molto molto affetto abbiamo proseguito il viaggio verso sud. Ragazzi, da qui comincia la vera Bassa California. Uno spettacolo dietro l'altro, incredibile, forse il mare più bello del Messico. Noi siamo arrivati prima in una spiaggia che si chiama Santispac, che in realtà è un campeggio dove i canadesi e gli statunitensi vengono un po' a svernare nei mesi più freddi. Ci siamo alzati presto all'alba per andarla a vedere su una montagna lì vicino. Tra l'altro è stata la prima volta che abbiamo pagato una sosta col nostro van, perché in Canada e Stati Uniti non abbiamo mai pagato, abbiamo avuto la fortuna di trovare sempre posti gratuiti. Qui abbiamo speso 4-5 euro, ma ne è valsa la pena. Oltre ad esserci una spiaggia corallina, c'era anche una piccola oasi piena di mangrovie dove ci si poteva fare il bagno. Era molto fredda, quindi non è che abbiamo fatto bagni molto lunghi, ma molto bello. Ma la spiaggia più bella doveva ancora arrivare. La spiaggia più bella in assoluto dove ci siamo fermati a dormire è sicuramente Playa El Requesón. Chi se lo poteva immaginare che tu con un van spedito dall'Italia potevi arrivare nel mezzo del mare attraverso una lingua di sabbia che collegava la terraferma della Bassa California a un'isola? Thank you.
se lo poteva immaginare. Quindi abbiamo dormito esattamente su questa striscia di sabbia e avevamo il mare sia a destra che a sinistra, quindi ovunque guardassi eri circondato dal mare. Col senno di poi io penso che solo per questa notte è veramente valso tutto il viaggio, perché era un posto assurdo, fuori dall'immaginario. Noi non avevamo mai visto nulla di simile. Anche qui non abbiamo sostato in libera, abbiamo pagato anche qui 4-5 euro, ma ne è valsa la pena. Ci siamo alzati all'alba, mi ricordo che abbiamo aperto il portellone col caffè in mano a guardarci il sole che saliva. La caratteristica di questa spiaggia è che la striscia di sabbia si alza e si abbassa durante il giorno a causa delle maree, e quindi tu puoi camminare, raggiungere l'isola e farti una passeggiata e poi tornare in tempo, perché sennò ti devi fare una nuotata. Noi ci siamo messi proprio nel punto più estremo, dove ovviamente l'acqua non poteva raggiungere il van, in maniera da avere la visione totale sia sulla terraferma sia sull'isola. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo racconto, ma presto vi racconteremo come è andato a finire il nostro viaggio in Bassa California, e vi anticipiamo subito che ci sono delle spiagge incredibili che vogliamo farvi vedere. State con noi!